Ma come può una sola base garantire una copertura così estesa ed efficace? Grazie a un caccia, ma non un caccia qualsiasi, è il caccia intercettore più avanzato che l'Italia abbia mai avuto. È l'Eurofighter Typhoon. Eccolo, a vederlo così sembra dalle sue dimensioni qualcosa di molto piccolo. In effetti è lungo appena 16 metri, ha un'apertura alare di circa di 10 e il timone, praticamente la coda, arriva a malapena 5 metri di altezza. Ma è un caccia davvero speciale. Vedete, ha questo profilo delle ali a forma di delta e poi ha queste strane ali, queste alette ai lati della cabina di pilotaggio. Sono ali dette a canard e vedete si possono orientare a riposo, sono messe in questa posizione. A cosa servono? Beh, per farvi un esempio, quando voi mettete una mano fuori dal finestrino basta che la angoliate un po' verso l'alto perché la mano subito se ne vada, venga portata via. Più o meno è un po' il vantaggio che si ha con questo tipo di ali davanti, ma è solo uno dei segreti del Typhoon. Sotto vedete ci sono due grandi prese d'aria squadrate che portano l'aria a due motori turbofan AJ200. Ed eccoli i motori, questa è la loro parte terminale, gli UJ, che assieme producono 150.000 cavalli, in pratica la stessa potenza di 1.500 auto. E quando si accendono i post bruciatori, soprattutto per un decollo rapido, la fiammata arriva a 5-6 metri. Questi potentissimi motori consentono al Typhoon di raggiungere, anzi di superare i 2000 km orari, 2125 per la precisione. Vedete il colore, questo colore grigio? Lo si vede spesso negli aerei militari. Perché si sceglie il colore grigio e invece non un camouflage? Il motivo è semplice. Questa tonalità è meno visibile a occhio nudo, ma c'è anche un altro modo che permette a questo aereo di essere meno visibile, questa volta ai radar, è la sua forma. Diciamo che offre una minor superficie riflettente ai radar, non è proprio un aereo stealth, ma è molto vicino alla categoria degli aerei invisibili. Ma come si comporta in volo un Eurofighter? Beh, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, per farlo conoscere meglio anche a voi che state a casa, ci ha concesso in via del tutto eccezionale di salire a bordo e di effettuare un volo, ma prima bisogna prepararsi. Giorni fa mi sono sottoposto a dei lunghi e scrupolosi esami medici presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica a Roma per avere proprio l'idoneità al volo. Dopo un briefing molto accurato sulla sicurezza del volo è seguita la vestizione vera e propria. Aiutano tutti i piloti a sopportare, diciamo, il G. In fase di virata o di manovra si gonfiano automaticamente impedendo al sangue di defluire dal cervello e dagli organi centrali per andare per esempio giù nelle gambe. Di conseguenza non si perdono i sensi. Ecco, questo è un giubbotto che avrà le stesse funzioni del pantalone, lo si vede da questi tubi, da questi erano collegati all'aereo in modo tale da gonfiarsi sia i pantaloni che il giubbotto in fase di manovra. Siamo pronti e andiamo verso l'aeroplano. Il pilota che avremo ai comandi dell'aeroplano è certamente un pilota di grande esperienza, è il colonnello Morelli, buongiorno, comandante del quarto stormo. Insomma, lei ha tantissima esperienza e ha sicuramente volato su tanti aeroplani. Che cosa ha di diverso l'Eurofighter? Beh, l'Eurofighter è un aeroplano modernissimo che raccoglie le esperienze di tanti anni di volo e che mette nelle condizioni il pilota di poter fare veramente il suo dovere nel migliore dei modi. E il nostro volo in che cosa consisterà? Beh, oggi simuleremo un volo operativo tipico per una missione di difesa aerea, per cui dopo il decollo intercetteremo un aeroplano e gli daremo delle istruzioni per poi riportarlo all'atterraggio, quindi simuleremo che questo aeroplano ha dei problemi e quindi noi daremo supporto. Benissimo, allora vogliamo andare? Direi proprio di sì. A dopo.
Esattamente così. Perfetto. La cosa che colpisce di più è proprio questa sensazione di un abitacolo che ricorda un vestito. Dentro un caccia come questo, un aereo come questo, tutto è calcolato al centimetro anche per il pilota, e di conseguenza l'idea è quella proprio di non entrare dentro un aereo, ma di vestirlo. Vi avvolge come un vestito. Beh, è davvero impressionante, perché qui siamo seduti di fronte a un'avionica, quindi a un sistema che è tra i più moderni che siano stati inventati. I comandi in questi aerei non funzionano con, una volta c'erano i cavi, qui è tutto elettronico, come si dice, fly by wire. È assolutamente ferma, vedi? Sì, sento i pedali che si muovono. Questo si sta muovendo. Questo aeroplano si muove come una macchina, anche a terra. Sì, ha una manovrabilità incredibile. In questo momento sono i motori che stanno facendo andare la... di cui ti parlavo. Accidenti, che accelerazione! Siamo già a oltre 250 km orari. Guarda qui a destra e a sinistra, guarda l'aeroplano come sale. Accidenti, di un attimo, siamo arrivati fin qua su. Adesso siamo a oltre 500 km orari, giusto per darti un'idea. Sì, sembra quasi di stare in un simulatore, non si prova niente, nel senso che è tutto così dolce. In un secondo siamo già in quota. Ok, stai... Ecco, allora adesso ci stiamo avvicinando a questo aeroplano bersaglio che sta simulando un'intrusione nel nostro territorio o un veicolo civile che si comporta in modo anomalo. In questo momento siamo veramente vicinissimi, sembra quasi una distanza da parcheggio, siamo vicinissimi all'altro Eurofighter, all'altro Typhoon. E certamente la cosa che colpisce di più è la grande potenza, ma anche il dominio di questa potenza, che si può controllare o scatenare scagliando l'aereo velocissimo oppure facendolo docilmente avvicinare a pochissimi metri in virata a un altro caccia. Naturalmente grazie anche alla capacità del pilota, del comandante Brandi, ma anche diciamo, grazie alla tecnologia che abbiamo a bordo. Questi caccia che possono raggiungere superare i 2000 km orari sono in grado anche di controllare velivoli estremamente lenti. Questo garantisce chiaramente una maggiore sicurezza del nostro territorio. Sei pronto? Pronto. Andiamo. Molto gentile, ho 3G. E l'aeroplano accidenti, ah, come peso, siamo a 90 gradi col muginato, guarda a destra e a sinistra, è come se fosse un shuttle. In questo momento sto galleggiando, è incredibile, è pazzesco, e l'aereo continua ad andare verso l'alto, probabilmente. Ecco, adesso stiamo facendo un loop, esattamente, e la Terra è sopra di me, un po' come gli astronauti. L'impressione quando aumentano i G è come se, stando appunto seduti su una poltrona, qualcuno si sedesse, prima uno, poi due, poi magari tre persone o altro. Quando si va fino a 9G è un altro discorso.